Ancora un modo per muovere la fotografia. Sei un grande personaggio, una persona di grande, è stato importante per l'Italia. Ieri al TG1 il Presidente della Repubblica ha parlato di lui. Ok, parlo. Iniziamo questa mattinata, questa bella mattinata che vede come occasione l'intestazione di questa struttura che è dedicata ai giovani, infatti è un centro giovanile, a Gerardo Marotta. Gerardo Marotta, rappresentante della cultura meridionale in Italia, in Europa e nel mondo, perché Gerardo Marotta è stato ed è considerato uno studioso di livello internazionale. È una persona che io non ho conosciuto personalmente se non in una sporadica occasione, mentre è stato conosciuto personalmente molto bene dal professore Caligiuri, dalla voce del quale sentirete qualcosa su questo personaggio. Lui si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti all'Università degli Studi di Napoli, presentando una tesi in filosofia del diritto, dal titolo La concezione dello Stato nel pensiero della filosofia tedesca e nella sinistra hegeliana. In seguito si è interessato presto di storia, di letteratura, di filosofia, avvicinandosi dapprima all'Istituto Italiano per gli Studi Storici, fondato da Benedetto Croce, poi fondando l'Associazione Cultura Nuova, che diresse fino al 1953, organizzando manifestazioni e conferenze rivolte ai giovani e che richiamarono tutte le più grandi personalità della cultura italiana. Nel 1975, incoraggiato dagli auspici dell'allora presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Enrico Cerulli, della signora Elena Croce, figlia del celebre filosofo, del professore Pietro Piovani e del professore Giovanni Pugliese Carratelli, fondò a Napoli la sua creatura, per cui lui divenne veramente un personaggio noto in tutto il mondo, che è l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del quale è stato presidente fino alla sua scomparsa. Marotta ha donato all'Istituto Italiano tutta la sua vita, la sua biblioteca personale, circa 300.000 volumi, e quindi un ingente patrimonio economico, per devolvere il quale, voglio dire, ha affrontato anche numerosi sacrifici economici. Il 25 gennaio del 2017 è scomparso a Napoli all'età di 89 anni. Ha avuto numerosissimi riconoscimenti nel corso della sua vita per i suoi importantissimi apporti al mondo della filosofia e della cultura in generale. Ha avuto numerosissimi riconoscimenti da centri di ricerca di formazione di rilievo internazionale. Ha vinto la sezione premio speciale del premio Cimitile nel 99, gli è stata conferita la laurea ad honorem in filosofia dall'Università di Bielefeld, dall'Università Erasmus di Rotterdam, dalla Sorbona di Parigi e dalla Seconda Università di Napoli, e in pedagogia dall'Università degli Studi di Urbino. Ha ricevuto medaglie d'oro per i benemeriti della cultura e il diploma d'onore del Parlamento europeo per l'opera svolta in favore della cultura europea.
All'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è stato conferito nell'Aula Magna dell'Università di Roma il Premio Internazionale per la Pace Jacques Muletaler per l'attività svolta a favore della pace fra i popoli. Questo è il personaggio. Le linee che ho tratteggiato sono chiaramente i sommi capi della sua vita, ma il suo pensiero, il fatto di essere un pensatore meridionale che ha fatto sentire la sua voce in Italia e al di là dei confini dell'Europa, ci inorgoglisce. E io come sindaco sono particolarmente felice e contento di ospitare nel nostro comune e di ricordare una figura così importante, e soprattutto perché si è sempre rivolto ai giovani e si è sempre circondato da giovani ai quali voleva insegnare a tutti i costi il segreto del suo pensiero, il segreto del pensiero in generale. Vi ringrazio per essere presenti e cedo la parola. Grazie. Professore Bugra Antonio, insegno filosofia e storia in liceo scientifico di Decollatura e sono qui in sostituzione del nostro dirigente che non è potuto essere presente. E, mi permetto di ringraziare a nome suo, ma anche personalmente, per l'invito che ci è stato rivolto dal sindaco di Soveria, anche dal professore Mario Coligiuri, anche perché questa è un'occasione, come posso dire, un'occasione particolarmente importante dal punto di vista culturale. E quindi è stato giustissimo che una delle istituzioni più importanti che c'è nel territorio fosse presente in questa occasione, questa giornata. E Gerardo Marotta, tra le altre cose, è stato un uomo di cultura a 360 gradi, ma in modo particolare è stato un grande e infaticabile diffusore della cultura. Ha fatto nel corso degli anni un'attività di diffusione e di estensione delle conoscenze culturali, in modo particolare rivolta proprio alle cose del sud e al sud, che penso non ci sia nessuno alla pari. E quindi ricordare e riconoscere, intitolando una sede culturale a questo personaggio, mi sembra una cosa assolutamente encomiabile. E quindi la nostra presenza è una presenza che assume valore nella misura in cui veniamo riconosciuti come un'istituzione scolastica importante e nella misura in cui riconosciamo questo atto, che è un atto sicuramente che ha un valore non soltanto culturale ma anche un valore politico e sociale. Di Gerardo Marotta volevo dire soltanto due cose, perché molte cose le ha già dette il sindaco. Volevo dire che è stato, ripeto, un grande diffusore della cultura, in modo particolare con attenzione specifica per la cultura del sud, sia per quanto riguarda l'aspetto filosofico sia per quanto riguarda l'aspetto giuridico, sì, per quanto riguarda anche l'aspetto storico, va bene? Però questo rivolgersi verso il sud, per il sud, il diffondere la cultura del sud al sud, è stata una cosa importante, ma non è soltanto questo Marotta. Marotta è stato anche un personaggio internazionale, un personaggio che ha fatto venire a Napoli, nell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ha fatto venire dei personaggi di grandissimo rilievo. Cioè tutte le grandi menti pensanti del secolo sono arrivate a Napoli. Ne cito alcuni che secondo me sono tra i più interessanti. Non soltanto filosofi, ma anche uomini di cultura, anche premi Nobel. Per esempio Levi Montalcini o per esempio Rubbia. Ma in modo particolare, per quanto riguarda il mio campo, la filosofia, ha tenuto molto che venissero a Napoli, venissero in Italia alcuni personaggi importantissimi della filosofia del Novecento, in modo particolare Jacques Derrida, che è stato uno dei più grandi filosofi del Novecento, e un altro personaggio a cui Marotta era molto affezionato, Hans-Georg Gadamer,
che è stato, secondo Marotta lo definisce il più grande filosofo del Novecento. Sicuramente una delle più grandi menti che abbiamo avuto, un filosofo tedesco, un allievo di Heidegger, quindi sicuramente uno degli elementi più interessanti, più importanti, che attraverso Marotta proprio ha diffuso la conoscenza della filosofia heideggeriana, della sua filosofia in Italia. Quindi Marotta è stato un personaggio che aveva i piedi piantati nella sua terra, ma aveva anche la capacità, come posso dire, di guardare a livello internazionale. L'altro filosofo che ha portato varie volte a Napoli è stato Jacques Derrida, un altro personaggio di un'importanza per la storia del pensiero, per certo la storia del pensiero, estremamente interessante e importante. Ecco, per quanto riguarda proprio la figura di Marotta, volevo dire un'ultima cosa e poi chiudo. Marotta credeva nella cultura, credeva nella diffusione della cultura, credeva che attraverso la cultura era possibile cambiare, modificare, e la sua azione è stata rivolta moltissimo verso i giovani. Quindi ecco anche perché l'importanza da parte della scuola di partecipare a un'iniziativa del genere. Perché lui credeva che l'unico modo per poter cambiare, anche perché era consapevole della grande crisi sociale e politica della nostra epoca, l'unico modo per cambiare è quello di rivolgersi ai giovani e attraverso i giovani poter modificare, va bene, le cose che in qualche modo non andavano bene, non vanno bene. Io penso che lui avesse una grande fiducia, quasi, come posso dire, una fiducia spontanea, una fiducia semplice. Guardate che trovate su internet che lui ha dato tutti i suoi beni materiali per l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, ha venduto le case, ha venduto, addirittura ha ipotecato casa. Quindi è stata una persona che ha fatto veramente delle cose importanti perché credeva nella cultura. Dico che dal punto di vista della formazione io lo penso come un illuminista, uno che ha fiducia nella ragione, ha fiducia nella possibilità che l'uomo possa ancora essere trasformato, essere cambiato. Quindi sicuramente è un personaggio, voglio dire, per il Sud, ma non soltanto per il Sud, è un personaggio che va valorizzato e ha fatto benissimo l'amministrazione di Soveria e anche il professore Caligiuri a dare il titolo a questa sede, a questo personaggio. Grazie. Una buona giornata, signor Sindaco, signor Capitano dei Carabinieri, signor Presidente del Consiglio, Assessore Scalise, rappresentanti delle istituzioni scolastiche, Professore Bollerà, Professoressa Grandinetti e soprattutto cari giovani. Allora, ho preparato per voi una relazione questa mattina perché noi oggi siamo nel cuore del Paese. Ieri sera il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato di Gerardo Marotta. Oggi in tutta Italia ci sono iniziative che ricordano questo straordinario personaggio che era nato 90 anni fa. Era nato il 26 di aprile del 1927 a Napoli e ci sono dovunque iniziative, attività. I familiari dell'avvocato e i dirigenti dell'istituto mi hanno pregato di salutare il sindaco, di ringraziarlo e di ringraziare e salutare tutti voi con l'impegno che verranno presto a conoscere questo luogo intitolato a Gerardo Marotta. Dato che oggi è una giornata, come diceva il sindaco, particolare e deve avere un senso anche per voi, e ho cercato di introdurre, sviluppare la mia relazione che deve essere utile per voi parlando della grande lezione di Gerardo Marotta, e per dire questo spiegherò che cos'è la cultura, cosa rappresenta la cultura meridionale, poi il collegamento tra storia e identità, l'importanza della storia locale e poi la grande lezione di Gerardo Marotta. Allora pregherei di seguire le poche linee che ho tracciato in modo tale che possano rappresentare un'occasione formativa per voi. La cultura non è un luogo comune, è il motore di sviluppo, e la cultura è una parola magica perché collega la terra al cielo. La cultura da culto, l'invocazione agli dèi, la cultura da coltivare, l'esercizio che ciascuno di noi fa per trovare il proprio posto nel mondo. Ma è anche una parola concreta, cultura, perché esiste un collegamento diretto
tra la qualità dell'istruzione e la qualità dello sviluppo. Ho detto qualità, non quantità. E dal 1861 si dice che il grande divario tra nord e sud fosse già in partenza presente e derivasse soprattutto da due elementi: l'arretratezza economica delle regioni meridionali e l'alto tasso di analfabeti che c'è nel Mezzogiorno. Da studi recenti si vede che non è esattamente così. C'è uno studio di un professore dell'Università di Catanzaro, si chiama Vittorio Daniele, è stato anche nostro ospite diverse volte, che ha detto che all'inizio dell'unità non c'era una sostanziale differenza tra nord e sud del paese. Così come i dati relativi all'istruzione non sono quelli che normalmente vengono esposti, perché il numero dei laureati del Mezzogiorno era superiore a quello del resto del paese, e questo in parte spiegherebbe un fenomeno che poi si è sviluppato negli anni successivi, e cioè la meridionalizzazione della burocrazia italiana. Perché? Perché c'erano delle persone che avevano un titolo di studio in grado di poter andare a ricoprire i ruoli nello Stato unitario, nella burocrazia dello Stato unitario. Quindi anche su questo occorre riflettere. Che cos'è la cultura? Guardate, noi siamo fatti di parole. La parola è una astrazione. Noi chiamiamo questo microfono, ma lo potremmo chiamare anche coniglio. E la parola è un'astrazione, però attraverso le parole noi diamo un senso alla realtà. Il libro dei libri, la Bibbia, inizia con questa affermazione: in principio era il Verbo. Quindi è la parola, dalla parola nasce il mistero di Dio. E allora noi oggi invece viviamo in un mondo capovolto, dove prestiamo attenzione all'immagine. Ma noi invece siamo nati per parlare. Noi geneticamente, cioè il sindaco che è medico, il dottore Gabriele, che sono specialisti in materia, noi siamo nati per parlare. La leggere e scrivere è la conseguenza, e sono importanti saper leggere e saper scrivere, perché servono per dare ordine al mondo, per ricordare, per mettere insieme. Allora il fatto di ricordare è molto importante, si usa la parola, si usa la scrittura per ricordare. Già Platone era contrario, era critico rispetto all'invenzione della scrittura, perché diceva che toglie capacità di memoria all'uomo. E questo collegatelo con quello che avviene oggi quando parliamo di computer. Allora, leggere è fondamentale. E leggere è fondamentale perché sviluppa il pensiero, la logica, la razionalità. Le parole sono la premessa per fare, per capire, per apprezzare la bellezza. La bellezza è una cosa importante. Guardate, se noi andiamo in una scuola bella, apprendiamo di più. Se andiamo in contesti che ci stimolano, noi siamo stimolati di più. La bellezza eleva, se no altrimenti noi siamo costretti a ragionare sempre raso terra, molto semplice, in comuni poi piccoli come i nostri. Chi non conosce le parole non può apprezzare un quadro di Mattia Preti, o un'opera lirica di Cilea, o una poesia di Lorenzo Calogero. È importante mentre capire questo, perché sono aspetti importanti nella vita di ciascuno di noi. La cultura è un'espressione culturale. La cultura si sviluppa attraverso la letteratura, la pittura, la scultura, la musica, la poesia. E quindi sono tanti i modi di espressione della cultura, l'architettura. Già noi siamo in questo luogo espressione di un modello di architettura. Se noi entriamo in una chiesa del 600 è fatta in modo diverso, e ci sono le ragioni per cui è fatta in modo diverso. Allora, parliamo di cultura meridionale. Allora vi chiedo, esiste una cultura meridionale oggi nella società della globalizzazione dove tutto è collegato? Esiste?
Sì, perché nella globalizzazione convivono due tendenze, cioè la uniformazione di tutto, la standardizzazione e il recupero dell'identità. Cioè anche i posti più marginali, attraverso le nuove tecnologie, possono far ascoltare la loro voce. Noi parliamo oggi da Soveria Mannelli, ci ascolta teoricamente il mondo. Ora, noi siamo italiani perché usiamo una lingua comune. E guardate che l'Italia nasce prima dell'Italia, nasce nel 300, con Dante, con Petrarca, con Boccaccio. E l'unità politica viene dopo, viene centinaia di anni dopo. La lingua è cultura. E noi siamo italiani, siamo nel continente europeo che ha plasmato e dominato il mondo. Però guardate che il futuro, il vostro futuro, non sarà più questo. Noi siamo nati nella parte del mondo giusta prima, perché era il mondo più progredito. Nel 2100, io mi auguro che voi ci arriviate tutti, nel 2100 sapete come saremo? Saremo 11 miliardi di abitanti, così divisi 9 miliardi tra l'Asia e l'Africa, 500 milioni nell'America del Nord, Stati Uniti più Messico più Canada, e 650 milioni in Europa. Con questi numeri noi potremo mantenere l'attuale livello di benessere? Quindi è un problema che vi riguarda, che riguarda le giovani generazioni. Noi avremo un mondo più colorato, dove le razze si integreranno sempre di più. Noi siamo italiani politicamente da poco, da 150 anni. Pensate, il solo viceregno spagnolo è durato 200 anni, ma da noi ci sono stati di tutto. Ci sono stati i Bruzi, i Greci, i Normanni, i Bizantini, gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi, gli Spagnoli, i Borbone, con venature arabe, ebraiche, albanesi, provenzali. La Calabria è un intreccio di tutte queste cose e di più. E poi siamo andati dovunque, siamo andati nelle corti turche, dove alcuni di nostri corregionali sono diventati pascià, sono diventati i comandanti delle flotte turche durante la battaglia di Lepanto, Ulugali, Occhialì, di Isola Capo Rizzuto. E siamo andati in tutti e cinque i continenti come emigrati. Oggi l'emigrato nostro più famoso è Carmine Abate, il grande scrittore, il quale ci ricorda che bisogna vivere per addizione. Ora, in questo crogiolo, dove si sono fusi popoli e storie, ma come avviene dovunque, perché ogni territorio ha le stesse caratteristiche del nostro, però noi siamo al centro del Mediterraneo. E il centro del Mediterraneo è un luogo inevitabile di transito, di derive e di approdi. Oggi a 150 anni dobbiamo fare i conti con la nostra storia. Ricordiamolo sempre, Assoveria ha avuto una pagina importante in questo, che la Calabria, il sud, è entrato nella storia d'Italia da sconfitto e da sconfitto è rimasto per 150 anni, a causa, secondo la mia pista interpretativa, per come io la penso, a causa principalmente delle classi dirigenti meridionali, che non hanno mai fatto, se non tranne qualche rara occasione, gli interessi del Mezzogiorno, cioè dei luoghi che dovevano rappresentare. Allora, in questo tradimento delle élite è importante individuare elementi positivi. Il sud ha bisogno di simboli, e il simbolo più importante del sud è Napoli, che è stata per secoli una delle città più importanti del mondo, una delle più popolose. Oggi è patrimonio mondiale dell'umanità. La storia della Calabria è la storia di Napoli. I modi di dire, i proverbi, la cucina, le espressioni artistiche, la formazione culturale sono legati a Napoli. Il nostro sindaco è del 1952, ha studiato a Napoli in medicina. Quindi parliamo dal punto di vista storico dell'altro ieri. Quindi tenete conto dei legami forti, radicati, profondi che ci sono. E la Calabria
ha una grande storia. Ci guardate, ci hanno fatto credere che il sud, la Calabria, avesse poche radici, poca identità, perché anche nei libri di testo delle scuole superiori la letteratura meridionale, gli autori meridionali sono poco trattati, addirittura in alcuni casi sono stati completamente trascurati. Ebbene, noi abbiamo una grande storia, se ci riferiamo solo alla Calabria. Noi siamo la terra di Pitagora, che voleva racchiudere nei numeri tutti i significati dell'universo. Siamo la terra di Cassiodoro, che ha raccolto nella sua, nel suo vivarium, nella sua, nel suo cenacolo, ha riprodotto, ha fatto rivivere, ha conservato i tesori della cultura latina e greca. Siamo la terra dove è morto Alarico, che è stato sepolto all'incrocio del Croce e del Busento con il suo tesoro, secondo la leggenda. Siamo la terra di Gioacchino da Fiore, il padre di tutte le eresie. La terra di San Francesco di Paola, che attraversava con il suo mantello lo stretto di Messina. Siamo la terra di Tommaso Campanella, che nelle segrete di Castel Sant'Elmo scriveva una delle utopie più straordinarie dell'umanità, la città del sole. Siamo la terra di Aloysius Lilius, che ha inventato il calendario perfetto. Calcoliamo il tempo attraverso i suoi studi. Siamo la terra di Mattia Preti, che ha rinverdito i fasti di Caravaggio. Siamo la terra di Mimmo Rotella, che strappava i manifesti per trovare un'altra dimensione della realtà. Siamo la terra di Natuzza Evolo, la mistica che dialogava con Dio. E allora noi siamo tutte queste cose, siamo gli eredi di questa grande storia. E la storia, appunto, è identità. E dobbiamo sapere chi siamo per sapere dove dobbiamo andare. E la cultura è decisiva. È decisiva per apprendere, per fare qualcosa, è decisiva per capire quello che ci circonda. Fare per capire. Capire come sarà il domani. Perché quello che sarete domani, voi, lo state decidendo oggi, in questo momento. E in parte il destino è scritto nelle stelle, in parte. In parte noi siamo gli artefici del nostro destino ed è importante capire questo. Allora vado nella parte finale di questo mio intervento, parlando di noi, parlando della storia locale. La nostra amministrazione comunale da 40 anni ha improntato la sua azione al recupero della memoria storica come dovere civile. L'importanza delle radici. Abbiamo riscoperto pagine di storia sparita, come i Vespri Soveritani. Il nostro sindaco ha ripreso il 22 di marzo la manifestazione che ricorda questo evento così importante nella storia del Sud, perché qui scoppia la scintilla di una rivolta che dura ininterrottamente fino al 1815, a dimostrazione che i francesi non erano quelli che portavano libertà, égalité, fraternité, ma erano gli ennesimi occupanti di turno. Così come il sindaco ha recuperato il compleanno del comune, il ricordare le nostre radici, la nostra istituzione. E abbiamo ribadito anche nel corso del tempo la storia nota, come l'episodio di Garibaldi, che nel 1860, a fine agosto, disarma l'ultimo avamposto borbonico e arriva a Napoli poi senza incontrare resistenza. Ma questa storia l'abbiamo anche aggiornata poco più di 20 anni fa, quando nel 96 Vittorio Sgarbi proclamò in piazza Bonini la Repubblica della Magna Grecia, in contemporanea con la Repubblica del Nord, per ribadire la forza della cultura contro quella dell'ignoranza. Allora, la cultura è fondamentale per fare crescere. Non so chi di voi è stato nel palazzo comunale di Soveria. Se voi entrate nel palazzo comunale di Soveria troverete una decollage di Mimmo Rotella, uno dei più grandi artisti del Novecento mondiale, che ha realizzato la sua opera muraria più grande. Troverete quadri di Aldo Turchiaro, che ha insegnato all'Accademia delle Belle Arti di Brera e di Roma. Troverete quadri di Berlingeri,
che è uno degli scenografi più importanti del nostro paese, troverete un quadro di Maria Grandinetti Mancuso, che è una pittrice nata a Soveria, che era amica di Moravia e di Dalì. E troverete nel Palazzo Comunale, nel centro del Palazzo Comunale, nel cuore, la sala consiliare affrescata da una delle più grandi scenografe della Scala, Dolores Putò. 100 figure, una diversa dall'altra, che simboleggiano la libertà, la rottura delle catene del bisogno per cercare la libertà, perché l'unica vera libertà è quella dal bisogno. Appunto per questo dovete studiare per costruire il vostro destino. In Piazza Bonini, che è il centro, il baricentro della Calabria, in base alla teoria geometrica, c'è la più grande videoinstallazione d'Europa, l'ha realizzata Fabrizio Plessi, e che si chiama La memoria del futuro. È un'opera che poi, caro sindaco, vedremo di inaugurare. Noi non siamo tanto portati per le inaugurazioni, però diciamo questa è un'opera importante che dà un simbolo di modernità per tutta la nostra regione, per tutto il sud. In Piazza dei Mille c'è il simbolo storico della nostra identità, la stele di Garibaldi, e che poi è un monumento che parla, perché 20 anni fa Soveria ci fu un assessore particolare, caro capitano, l'assessore al dissolvimento dell'Ovvio, si chiamava Giordano Bruno Guerri, che appose una lastra di marmo al manifesto, alla colonna dove c'è l'incisione di marmo, dove c'è scritto: dite al mondo che alla testa dei miei bravi calabresi ho disarmato 12.000 soldati borbonici. Giordano appose questa targa dicendo: glielo abbiamo detto, ma non interessa a nessuno. Allora, poi le altre due piazze, che all'entrata e all'uscita dal comune, che hanno come base i disegni del Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore. Questa strada che noi attraversiamo è la strada che va verso Corazzo. Corazzo è il luogo che ha dato vita, ha popolato tutta quest'area, e il primo abate di Corazzo è stato Gioacchino da Fiore. E nel Liber Figurarum, la sua straordinaria opera, ci sono tra l'altro due immagini: una è la spirale, che è il simbolo del mistero della Chiesa, che è all'entrata del comune verso il Calvario, e l'altro invece qua a Viale Robettino ci sono i tre cerchi trinitari: l'età del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, sono opere che vanno illuminate e deve scorrere l'acqua, perché sono fontane, altrimenti sono un ammasso di cemento anche brutto da vedere, ma se noi le animiamo rappresentano invece dei simboli potentissimi delle nuove piramidi, che rappresentano un grande simbolo di cultura, di radici e di modernità. In questo quadro c'è Gerardo Marotta. Gerardo Marotta, che è l'unico cittadino onorario di Soveria Mannelli in oltre mezzo secolo. Nel 97 è stato nominato cittadino onorario di Soveria Mannelli, 20 anni fa. L'ultima volta che l'ho visto, dice, a novembre, eravamo rimasti che sarebbe venuto a maggio a ritirare la sua cittadinanza onoraria, il 4 di maggio. E poi il 5 avremmo fatto all'Università della Calabria una manifestazione in suo onore. A Soveria è venuto diverse volte Gerardo Marotta, venuto in occasione dei 200 anni della mostra della rivoluzione napoletana del 1799, è venuto a metà degli anni 90 per inaugurare le scuole estive di filosofia che si svolgevano e si svolgono in tutto il paese. Marotta è il simbolo della rinascita culturale del sud. Quindi, in definitiva, qual è la grande lezione di Gerardo Marotta? Un autore molto particolare, che si chiama Giorgio Gurdjieff, ha scritto un libro, Incontri con uomini straordinari, nel senso che in questo mondo, che sembra pure così razionale, ci sono delle persone che sfuggono al senso comune. Ebbene, Gerardo Marotta, pur non presente nel libro di Gurdjieff, era certamente uno di questi, era un uomo straordinario. E per un amore sterminato verso la cultura, questo avvocato napoletano che ha ben tratteggiato il sindaco e il professore, che si è impegnato nella rinascita del sud, dell'Europa, partendo dalla cultura e soprattutto partendo dalla filosofia,
che è la madre di tutte le scienze. Nel 1975, in momenti difficili, creò a Napoli l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, un crocevia di incontro di intellettuali di tutto il mondo: Gadamer, Fumaroli, Morin, Lavin, Prigogine, Derrida. E poi promosse un appello alla filosofia al Parlamento europeo, così come le celebrazioni del 1799, effettuate nel 99, ebbero un eco straordinario a livello internazionale. Quindi Gerardo Marotta è un simbolo e un testimone che rappresenta la forza rivoluzionaria della cultura di questo sud ricco di pensiero, una riserva di pensiero per l'Europa, lui la definiva, un'Europa che oggi è burocrazia, oggi è mercato, oggi è in mano alle banche e alla moneta unica, mentre il sud per Gerardo Marotta era l'anima della cultura del mondo. E a lui è stato dedicato un film, il regista Marcello Sannino, che si chiama La doppia natura, che vedremo di proiettare quest'estate durante Estere a Soveria. Marotta ci dimostra il valore dell'esempio. Come diceva il sindaco, Marotta aveva 300.000 libri, una quantità sterminata, e diceva nel corso dei suoi incontri, quando vedeva tutti questi libri ammassati, diceva: ma come soffrono questi libri? Gli dava proprio un valore vivente, un valore importante. Quindi ha organizzato con l'Istituto decine di migliaia di eventi ed è stato un laboratorio di idee a livello internazionale. Quella di Marotta è una vita spesa per la cultura, credendo nel valore salvifico della cultura. Quindi, in definitiva, Gerardo Marotta, un testimone della grande storia del Sud. Una storia di idee, non una storia criminale, perché si vuole ridurre la storia d'Italia e la storia del Sud e della Calabria come una storia criminale. Ma la nostra, la storia d'Italia, del Sud e della Calabria, è una storia di grande, straordinaria cultura. L'Italia riparte se riparte il Sud. E gli spazi di crescita, ricordatelo, sono più ampi al sud che al nord. Dobbiamo essere attrezzati, preparati per poter cogliere questa opportunità, perché il Mediterraneo è l'area di libero scambio più estesa del pianeta e noi siamo nel cuore del Mediterraneo. C'è bisogno quindi di classi dirigenti. E appunto per questo, quando ricoprivo il ruolo di assessore regionale alla cultura della nostra regione, organizzai nel novembre del 2013 un incontro di Gerardo Marotta con i licei classici della nostra regione, a Reggio, a Catanzaro, a Cosenza, e organizzammo poi a febbraio successivo una marcia su Napoli, gli studenti calabresi che si recarono all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, una marcia all'incontrario, una marcia culturale, non una marcia politica. E quindi questa, in definitiva, è la grande lezione di Gerardo Marotta, che ha fatto una scelta di campo preciso, ha deciso da che parte stare. E per dire da che parte stare, amo ricordare un episodio, un aneddoto che riguarda un uomo politico, un diplomatico, un vescovo francese che si chiamava Talleyrand. Talleyrand era stato con Luigi XVI e contro Luigi XVI. Era stato con Robespierre e contro Robespierre, con Napoleone e contro Napoleone, con la reazione e contro la reazione. Nel 1818, alla fine di una rivolta di piazza, lui la osservava dall'alto del suo palazzo. Alla fine del terzo giorno dice al suo domestico: i nostri stanno vincendo. E il domestico: ma i nostri chi sono? E lui: questo te lo dico domani. Noi invece lo diciamo oggi da che parte stare. Stiamo dalla parte della cultura, stiamo dalla parte della buona politica, come quella che il nostro sindaco rappresenta, siamo dalla parte di Gerardo Marotta, siamo dalla vostra parte. Tanti auguri per le vostre vite. Che come vedete è da accomunare a Gerardo Marotta, soprattutto per l'amore che hanno
che hanno voto per i libri. Anche Mario non c'ha ancora 300.000 voti, sono un po' di meno, però io vedo e leggo nel pensiero di questi due uomini lo stesso amore per la cultura e per il fatto che contrappongono entrambi a una logica di pensiero, a una logica di cultura, la contrappongono alla logica naturalistica, perché l'uomo si differenzia dalle altre forme di vita appunto per il pensiero, per questa forma, per questa cosa immateriale che nessuno riesce a definire bene, ma che rappresenta la base e il fondamento della nostra vita, del nostro sviluppo, delle nostre conquiste, e in futuro rappresenterà solo questa risorsa, il pensiero e non altre, la continuazione della vita dell'uomo sulla terra. Grazie a Mario, grazie a tutti voi e alla prossima esperienza.